I mal di pancia continui in seno alla maggioranza, le continue dichiarazioni di consiglieri dissidenti, l'abbandono di Citraro del PD per aderire a Progetto Città, assessori che secondo voci non sarebbero apprezzati per le loro ultime decisioni proprio dai cittadini. Sarebbero queste le dinamiche che secondo indiscrezioni starebbero portando il sindaco Carlo Salvemini a valutare l'ipotesi d'impasto, ma a Palazzo Città le bocche rimangono cucite. Consiglieri, c'è aria di rimpasto a Palazzo Carafa? Che mi risulti, no. Bisognerebbe chiederlo al sindaco, mi pare di essere un semplice consigliere, quindi la domanda va posta a chi è oggetto o soggetto in questo caso della riflessione. Comunque voi come nuovo gruppo consigliare non rivendicate nulla? Noi siamo impegnati sui temi, le partite di Palazzo, i posizionamenti poco ci riguardano e poco ci interessano. La costituzione del gruppo Progetto Città, che nasce un anno e mezzo fa, è finalizzata all'esercizio del mandato in libertà e autonomia nell'esclusivo interesse dei cittadini. Quindi noi poniamo al centro della nostra azione politica esclusivamente i cittadini e le decisioni che li riguardano. Consigliere, c'è aria di rimpasto? Che io sappia, no? Che io sappia. Ci sono sicuramente momenti di riflessione in generale, ma sempre, in tutte le amministrazioni. Non penso, poi bisognerà chiedere a chi lo può fare, ma sicuramente a noi. Ci sono però diversi mal di pancia anche in maggioranza, diverse anche valutazioni su diverse questioni, non ultime quelle dei parcheggi. Beh sì, diverse valutazioni, c'è una discussione in atto, cosa ma penso che sia normale, anzi guai a non discutere, guai a non avere anche dei punti di vista differenti. Per cui nel confronto poi si fa la sintesi di quelli che sono i vari punti di vista.